Luri pregiudicato arrestato mentre era dal barbiere. Marano resa dei conti per l'approvazione del bilancio. Mugnano raccolta firme per i rifiuti di via Magellano. Qualiano niente luminarie, polemica sul web. Da spacciatore ad operaio dei trinker. Buon pomeriggio e benvenuti a questa nuova edizione del nostro notiziario. Apriamo subito con una notizia di cronaca. Era ricercato da ben 6 mesi. Su di lui diverse ordinanze di cattura. I poliziotti del commissariato di Giugliano lo hanno scovato mentre era dal barbiere in via Aniello Palumbo. Una vecchia macchina sgangherata è stata la sua reale condanna. L'aveva parcheggiata nelle strisce blu nei pressi del barbiere in via Aniello Palumbo. La vettura era però già nota alla polizia. Gli agenti sapevano che apparteneva proprio a lui, pluripregiudicato e latitante. Così l'hanno atteso con pazienza in strada, si sono accertati che fosse realmente la persona che cercavano e l'hanno arrestato. In manette c'è finito il 54enne Ciro De Rosa. L'uomo era infatti stato colpito da un ordine di custodia cautelare in carcere emessa lo scorso 20 luglio dal Tribunale di Orvieto in quanto indagato per concorso in rapina a mano armata, favoreggiamento reale e truffa, nonché un altro simile provvedimento per furto aggravato emesso invece lo scorso 30 settembre dal Tribunale di Pordenone. In pratica De Rosa era esperto di truffe, perpetrate soprattutto sugli autogrill, con il classico trucchetto della banconota rilasciata per pagare la contestazione sul resto sbagliato, aveva messo in atto diversi raggiri. Dopo una lunga ed accurata attività investigativa, i poliziotti di Giugliano lo hanno sorpreso ieri mattina all'interno di un salone da barbiere. Al 54enne i poliziotti hanno anche notificato il foglio di via obbligatorio emesso dalle questure di Pordenone, Venezia, Lecco ed Avellino. Dopo l'arresto, il ricercato è stato subito condotto nel carcere di Poggioreale. E dopo una breve pausa pubblicitaria rientriamo con la politica. Restate con noi. Questo Natale scegli un regalo alternativo. Prenota la magia di Disneyland Paris. I tuoi bambini sotto i 12 anni non pagano. Preferisci cullarti in un mare di relax? Crociere nei mari più esclusivi a partire da 199 euro a persona. Affidati a noi per il tuo viaggio di nozze. Emozioni indimenticabili. Jupiland è in via Enrico Fermi 22 a Villa Ricca. www.jupiland.it. Siamo su Facebook. Dal 17 novembre parte anche a Giugliano la raccolta porta a porta dei rifiuti. Deposita i sacchetti ai piedi del tuo fabbricato dalle 20 alle 23. Questo è il calendario. Domenica rifiuto indifferenziato. Lunedì frazione organica umido. Martedì plastica e lattine. Mercoledì frazione organica e umido ed in più il primo ed il terzo mercoledì del mese la carta ed il cartone, il secondo ed il quarto il vetro. Giovedì rifiuto indifferenziato, venerdì frazione organica umido, il sabato è vietato depositare rifiuti. Quest'anno potrai vivere anche tu un Capodanno da favola con le super offerte della Pirotecnica Giulianese. Un finale da 50 colpi più un finale da 100 colpi a soli 45 euro. Tre finali da 100 colpi 80 euro. Sei finali da 100 colpi a soli 150 euro. La nostra unica sede è in via Magellano 35 a Giugliano. Telefono 081 506 34 21 oppure 333 93 14 014. Siamo anche su Facebook. Visita il nostro sito www.pirotecnicagiulianese.com. 40 anni fa nostro padre fondò la sua prima officina. Oggi la nostra è un'azienda all'avanguardia grazie alle più moderne tecnologie. La lavorazione delle lamiere è la nostra vocazione. Plasmiamo qualsiasi tipo di oggetto. La tua idea, con noi, diventa realtà. Costruiamo articoli su misura dalla progettazione al prodotto finito, completo di verniciatura e confezionatura. Siamo anche rivenditori di ricambi per ascensoristi, utensileria e ferramenta per professionisti, segnali stradali. Fratelli Prato, via degli Innamorati 173, Giugliano. Telefono 081 894 2272. www.pratodor.it. Siamo anche su Facebook. Vieni qui, è già Natale da Mappa. Troverai ciò che trovi da Mappa. Scoprirai tante occasioni da Mappa. E tutto ciò che cerchi tu lo trovi da noi.
Negli store Mapa è già Natale. Un incredibile assortimento di alberi, luci, decorazioni a prezzi super convenienti. Le migliori marche di giocattoli per lui e lei. E tante favolose offerte su decine di articoli. Mapa, anche a Natale, la direzione giusta per i tuoi acquisti. A Villa Ricca in Corso Europa 113 e a Giugliano in via San Francesco a Patria 42. www.mapasas.it. Aperti tutte le domeniche. La Trincar ritira la tua auto a domicilio, la smonta in completa sicurezza presso lo stabilimento di Villa Ricca e si occupa di tutti i procedimenti amministrativi. Grazie al nostro personale specializzato, ogni singola parte della tua autovettura sarà riutilizzata e tutte le sue componenti saranno riciclate presso il nostro centro di produzione di San Salvatore Telesino. Dal tuo paraurti alle tue gomme, tutto avrà una nuova vita. La nostra tecnologia trasformerà la tua auto da buttare in una nuova materia prima. Tutto gratis, senza nessun costo per te. Trincar 081 819 63 63 www.autodemolizionetrincar.it. Arriva l'inverno? Scegli la qualità di New Lussi Gas. Vendita al dettaglio all'ingrosso di GPL sfuso in bombole. Solo da noi i prezzi convenienza e il peso garantito. Vasto assortimento di stufe e fornelli. Esposizione di statue e fontane da giardino. Siamo in via Santa Caterina dopo la clinica ERA. Consegna a domicilio 081 89 46 141 331 72 51 462. Eccoci nuovamente in studio e riapriamo la seconda parte del nostro notiziario con la politica e siamo ora a Marano, dove è resa dei conti sul bilancio. Oggi pomeriggio ci sarà il Consiglio Comunale e il documento finanziario dovrebbe passare, ma non si escludono colpi di scena. Dentro o fuori si decide stasera nell'aula consiliare di Via Falcone il destino dell'amministrazione guidata da Angelo Liccardo. La discussione sul bilancio previsionale si preannuncia particolarmente infuocata, ma per una volta i riflettori non saranno puntati sulle eventuali e preventivabili schermaglie dialettiche tra la maggioranza e l'opposizione, bensì sul Collegio dei Revisori dei Conti, l'organo che ha emesso un parere sfavorevole sul documento contabile approntato dall'ente sarà infatti presente in aula e secondo rumors molto accreditati confermerà tutte le criticità denunciate nei giorni scorsi. Si prevede insomma un vero e proprio braccio di ferro. Da un lato l'assessore Paolo Longoni, il dirigente dell'area economico-finanziaria Claudia Gargiulo e i consiglieri di maggioranza, dall'altro i tre membri del Collegio dei Revisori. Le distanze tra le parti si sono ulteriormente acuite. Qualche consigliere di maggioranza inviterà i tre componenti del Collegio a rassegnare le proprie dimissioni. Sull'altro versante invece si chiederà al segretario generale Brunella Asfaldo di inviare tutta la documentazione alla Procura della Corte dei Conti, l'organo che da oltre un anno monitora il comune di Marano, ma al quale non sarebbe stata inviata l'ultima relazione trimestrale relativa al programma di risanamento dei conti pubblici. E a Mugnano raccolta firme per la discarica a cielo aperto di via Magellano. Vediamo. Una raccolta firme per sollecitare la riqualificazione ambientale e la videosorveglianza di via Magellano, lungo l'arteria, prossima ad un agglomerato urbano, a due scuole, è divenuta da mesi una vera e propria discarica a cielo aperto, viene sversato oramai di tutto, persino lastre di amianto, almeno secondo i promotori dell'iniziativa. I cittadini della zona, in prevalenza giovani, coordinati da Guido Mauriello, si erano già attivati nei mesi scorsi, ma da allora, oltre a un isolato intervento di pulizia, poco nulla è stato fatto. La scarsa igiene, recita il documento inoltrato al primo cittadino Giovanni Porcelli e all'assessore all'ambiente Ronga, corredato da foto e video, è provocata dall'accumulo di rifiuti, attira la presenza di ratti e altri animali che mettono a repentaglio l'incolumità dei cittadini della zona. I promotori della raccolta denunciano inoltre problemi alla circolazione veicolare e il susseguirsi di roghi appiccati da ignoti che ammorbano l'aria arrecando danni alla salute dei residenti. E dopo Giugliano, anche a Qualiano, niente luminarie per questo Natale in città. Subito scatta la polemica sul web contro il sindaco. Vediamo tutti i dettagli. Anche Qualiano quest'anno trascorrerà il Natale senza le luminarie. Già l'anno scorso furono adornate solo le piazze principali, mentre gli apparati organizzativi della Confesercenti si preoccuparono di raccogliere soldi e firme dei commercianti che avrebbero voluto aderire alla campagna di illuminazione in prossimità delle rispettive attività. Il sindaco De Luca, invece, per quest'anno ha ufficialmente derogato alle tradizionali luci e ai addobbi natalizi.
La ditta che negli anni scorsi si è occupata di addobbare il paese è in attesa di ricevere ancora 8.000 euro, dichiara. In cambio, tuttavia, l'amministrazione ha promosso una raccolta di bottiglie di plastica per la realizzazione dell'albero della rinascita, posto in piazza Rosselli con l'intento di diffondere senso civico e di regalare al paese lo spirito natalizio. Su Facebook, tuttavia, piovono commenti negativi. Vergognati, sindaco, qualcuno scrive diretto. Qualcun altro dichiara: abbiamo le strade della città tutte ingombre di rifiuti e ci proponete un albero ecologico? È assurdo. Ma la campagna va avanti e l'amministrazione chiede ogni giorno collaborazione coi cittadini che, invece, considerano l'albero come segno di crescita e civiltà. Intanto i commercianti, in vista di un aumento delle vendite in prossimità del Natale, si organizzano addombando le vetrine e illuminando, per quanto sia possibile, le strade della città. E voltiamo pagina. Gli studenti della Pascoli di Aversa al Consiglio regionale della Regione Campania. L'incontro insieme al sindaco di Aversa, Saiocco. Un albero di Natale ed altri addobbi natalizi realizzati interamente con materiali riciclati a donarli al Consiglio regionale la scuola media Giovanni Pascoli di Aversa, già vincitrice del premio Riciclare è Bello, promosso dall'Assemblea legislativa campana per favorire la cultura della raccolta differenziata e del riciclo dei rifiuti. A consegnarlo al presidente del Consiglio regionale Paolo Romano, gli studenti, gli insegnanti, tra cui la referente del progetto Rosaria Di Santi, la preside Maria Rosaria Bocchino, il sindaco di Aversa Giuseppe Saiocco. Ancora una volta, ha detto il sindaco, dimostriamo la vivacità delle scuole aversane che sono eccellenti e non solo in campo musicale. Questa mattina è stato davvero entusiasmante consegnare con i piccoli alunni della Pascoli l'albero di Natale e tanti addobbi al presidente del Consiglio. Nel corso della mattinata poi è nata una proposta: abbellire il prossimo anno la città di Aversa con festoni realizzati da piccoli alunni delle scuole aversane sempre in materiale riciclato. Accogliamo con orgoglio e con entusiasmo questo dono, ha detto Romano, che testimonia la sensibilità dei nostri giovani verso i temi della corretta gestione dei rifiuti e della difesa dell'ambiente. Una sensibilità fondamentale che proviene da un territorio al centro della Terra dei Fuochi, che per troppi anni è stato trascurato ed abbandonato e che oggi finalmente può iniziare il suo percorso per il risanamento dell'ambiente e per le bonifiche. Soddisfazione è stata espressa dalla preside Bocchino, la quale ha proposto al presidente Romano di proseguire nella proficua collaborazione tra il Consiglio regionale, la città di Aversa e il mondo scolastico per poter sviluppare su tanti temi sensibili del nostro territorio una proficua collaborazione educativa e morale. Una messa speciale in vista del Natale alla clinica Era di Giugliano per le coppie colpite da infertilità. Una speciale messa presso la clinica Era di Giugliano per augurare un felice e sereno Natale a tutte le coppie che soffrono di sterilità. Da sempre la clinica giuglianese è stata attenta e all'avanguardia rispetto ai problemi delle coppie che desiderano fortemente avere figli ma che per svariati motivi non riescono ad averne. La fede e la vicinanza a Dio sono valori fondamentali e non poteva quindi mancare anche quest'anno la benedizione in vista del Natale. Quest'anno siamo al quarto anno che si celebra qui la messa alla clinica Era e ormai è diventato un rito, è diventato qualcosa di molto importante, forse prima per me che sostengo tutte queste coppie, poi per le coppie o forse per entrambi, ed è qualcosa che viene veramente dal profondo del nostro cuore e da parte di tutto lo staff della clinica Era. Una clinica che si mantiene proprio non solo con il progetto di solidarietà della buona sanità, ma proprio con la propria passione, anche sacrificio, per portare avanti un'istituzione completamente privata. È arrivato il momento di passare in rassegna tutti i titoli d'apertura. Pluripregiudicato arrestato mentre era dal barbiere. Marano, resa dei conti per l'approvazione del bilancio. Mugnano, raccolta firme per i rifiuti di via Magellano. Qualiano, niente luminarie, polemiche sul web. Da spacciatore ad operaio di Trinca. Ci fermiamo solo per qualche istante, TG Club torna tra pochissimo. Dai problemi non bisogna scappare, bisogna risolverli.
La crisi economica ha reso sempre più difficile a famiglie e imprese onorare i propri debiti. Molte famiglie sono tartassate dalle continue telefonate delle agenzie di recupero crediti. Altre si vedono pignorare la casa per le difficoltà a pagare il mutuo. Se cerchi una soluzione, noi ti offriamo una risoluzione. Risoluzione Debiti. Risoluzione Debiti si occupa della tua situazione debitoria a 360 gradi, mettendo a disposizione un team di avvocati e commercialisti che ti aiuteranno a rinegoziare e rimodulare il debito verso le finanziarie o a sospendere e rinegoziare le rate del mutuo, ma anche nella gestione del contenzioso fiscale o nella cancellazione dei protesti pagati. Numero verde 800 307 445. Rilassati e chiama il numero verde. Tutela della salute, aiuto domestico ed igienico, cura della persona, preparazione e somministrazione di pasti caldi, acquisto di beni di prima necessità, interventi di piccola infermeria, segretariato sociale, disbrigo di pratiche amministrative, accompagnamento esterno e trasporto. È attiva anche una centrale di telesoccorso 24 ore su 24. Tutti i cittadini dei comuni di Giugliano e Marano, Mugnano, Calvizzano, Qualiano, Villaricca, Melito e Quarto, autorizzati dai servizi sociali, possono usufruire del nostro supporto chiamando il numero verde 800 201 952 o inviando una mail a info@novellaaurora.it. Novella Aurora è in via Dante Alighieri a Giugliano e su internet www.novellaaurora.it. Novella Aurora. Da 25 anni, con te. Nella nostra vita facciamo tanti progetti. Abbiamo tante idee, alcune più importanti, altre meno. Ma non c'è dubbio, il nostro progetto più importante sono loro. Per questo noi della Kids House amiamo studiare le loro esigenze, disegnare i loro spazi, progettare il loro mondo futuro. Per questo noi della Kids House non vendiamo mobili, ma creiamo soluzioni. Cerchiamo passo dopo passo di soddisfare ogni vostra esigenza. Dalla progettazione alla realizzazione abbiamo un unico obiettivo: costruire insieme la migliore camera per i vostri figli. Vieni a trovarci nel nostro showroom di Via Colonne a Giugliano, oppure visita il nostro centro esposizioni a Sant'Antimo, www.kidshouse.it. Centro progettazione camerette. Kids House. Noi pensiamo soprattutto a loro. Curare, comprare, degustare. All'Enoteca Il Regno di Bacco, i migliori vini e spumanti delle aziende italiane più prestigiose, da accompagnare con i prelibati salumi dell'alta norcineria Renzini e i formaggi della tradizione umbra. Sbicchiera con noi il Barolo Fontana Fredda o la nostra selezione di Franciacorta. Cercaci su Facebook Il Regno di Bacco per conoscere i nostri eventi e le nostre offerte. Vieni da noi per trascorrere una serata all'insegna del bere bene. Siamo in via Santa Rita, a Giugliano. Dal 1804 ad oggi, la nostra Giugliano è cambiata e molte cose non sono più quelle di una volta. Altre invece esistono ancora. La Farmacia De Rosa in Via Cumana, da più di 200 anni, si prende cura di te. Con i nostri farmacisti allestiamo preparazioni galeniche e fitoterapiche in un laboratorio che negli ultimi 4 anni ha superato con eccellenza i controlli di qualità. Presso la parafarmacia di via Santa Caterina vendiamo prodotti ipoproteici Aproten al prezzo solidale di 3,99 euro, assistendo tutti i celiaci con un servizio personalizzato a domicilio. Rispondiamo a qualsiasi altra esigenza al numero verde 800 887 997. Farmacia De Rosa Caterina, dal 1804. Farmacisti a Giugliano. Quando l'amore per la lavorazione artigianale si mescola magicamente alle nuove tecnologie, il risultato è Fratelli Beatoino. Dal 1869, Beatoino è sinonimo di altissima qualità nella realizzazione di infissi in PVC e porte in legno, gli unici in grado di garantirti un notevole risparmio sui costi di riscaldamento. Beatoino è anche porte, persiane blindate e splendidi arredi da interno. Fratelli Beatoino, showroom a Marano di Napoli, in prima traversa Cupa del Cane, numero 13. www.beatoino.it. Per entrare nel mondo del lavoro dalla porta principale, scegli la formazione professionale di Andrea Pianese. Scegli chi da anni forma generazioni in grado di affrontare le nuove esigenze del mercato. Frequenta da noi i nuovi corsi di operatore sociosanitario con formazione complementare OSSS e operatore sociosanitario OSS. Siamo a Giugliano, in via Antica Innamorati 4, 081 0602 744, 081 009 0137, www.corsidiformazionenapolipianese.it. Andrea Pianese @libero.it.
Formazione professionale Andrea Pienese. Entra nel mondo del lavoro dalla porta principale. Per le tue spedizioni, affidati all'esperienza di MSE Corriere Espresso. Ci prendiamo cura delle vostre merci, dall'imballaggio alla consegna. Partenze giornaliere con arrivi in tutto il mondo in sole 24 ore. Questo Natale risparmia tempo e benzina. Spedisci i tuoi regali a partire da 10 euro. Contatta il nostro staff. Mondo Spedizioni, un mondo di servizi. Questo Natale rivivi la magia del centro storico di Borgo Panicoccoli. Dal 6 dicembre al 5 gennaio, tutti i weekend, il mercatino delle feste ti aspetta in Piazza Maione a Villa Ricca, con animazione, artisti, giocattoli, prodotti tipici e addobbi natalizi. Il 23 dicembre, poi, presepe vivente, musica, concerti e mercato del pesce. Villa Ricca, il Natale come una volta! Bentornati a TG Club! Da spacciatore ad operaio di Trincard, una bellissima storia raccontata agli studenti della scuola media di Scampia. Vediamo. Sto per dire a tutti voi è che fare la vita del camorrista non è una vita buona, cioè, da fare. Fare il camorrista non conviene, questa è l'iniziativa di sensibilizzazione in collaborazione con la prefettura, forze dell'ordine e la scuola della provincia di Napoli per sensibilizzare gli studenti delle scuole superiori alla legalità e dissuaderli dal guadagno facile tipico della macrocriminalità. Per la prima volta il progetto viene proposto in una scuola media presso l'Istituto Pertini di Scampia. È stata quindi portata in una delle zone più complicate di Napoli la legalità. L'attenzione è stata subito rivolta a quattro giovani che hanno portato la loro testimonianza di ex spacciatori ed ex rapinatori. In seguito all'arresto e alla reclusione in comunità hanno trovato in Giuseppe Trinchillo un motivo per rinascere e cambiare. I quattro ragazzi ora lavorano presso l'impresa di demolizioni auto Trincar. Grazie a questa preziosa possibilità data loro, ora stanno seguendo un percorso di legalità e desiderano che la loro esperienza serve da monito a tutti, perché è vero che fare il camorrista non conviene. L'ho fatto io, diciamo, quasi all'età vostra, e l'ho fatto per poco tempo, perché dopo pochi mesi mi hanno arrestato e la mia vita, cioè, diciamo, la mia vita, i miei 3 anni, cioè, la più bella vita l'ho passata più tra carcere e comunità che stare fuori. Ho trovato un imprenditore, Giuseppe Trinchillo, che ora è il mio datore di lavoro. Cioè, nella sfortuna ho trovato anche la fortuna di ora dove sto lavorando. I ragazzi dal primo momento mi hanno capito, facendo questo protocollo inteso con gli educazionisti e con le minei. Quindi, intraprendendo questa strada e loro facendo gruppo, perché appartengono quasi tutti a questa comunità, e man mano, già circa 2 anni e mezzo fa è cominciata questa avventura, si stanno tutti facendo questo gruppo da me, ma diciamo anche come corso educativo. Non vivevo mai bene, mi sento così stanco. E con questa bella storia concludiamo il nostro notiziario, ma vi ricordo che per rivedere tutti i nostri servizi potete andare sul sito www.teleclubitalia.it. Grazie per essere stati con noi, vi auguro una buona giornata.